28 giugno è partita la 25esima edizione del Festival I Suoni delle Dolomiti. L'appuntamento trentino dedicato alla musica in programma fino al 15 settembre chiede ai partecipanti, ma anche agli artisti, di uscire dagli schemi per andare a cercare un posto dove fare e ascoltare musica. Non stadi, palazzetti o teatri dunque, ma la natura, il palcoscenico migliore in assoluto. Posti anche impervi, difficili da raggiungere, comunque luoghi, prati, rocce e cieli da conquistare, così da assaporare poi, fino in fondo, lo spettacolo. Una regola, la fatica, che accomuna spettatori e artisti e che raccoglie sempre più entusiaste adesioni. Da ben 25 anni a questa parte. Al giro di boa di questa edizione, che festeggia le nozze d'argento, la meraviglia si è rinnovata, come tutti gli anni, con un nuovo stupore. Ma, sebbene sia già partito, ha ancora diversi pezzi forti nel suo palinsesto. Spicca sicuramente il prossimo 31 agosto la possibilità di assistere a un'opera lirica, è la novità di quest'anno, a 2000 metri di altezza, Il Barbiere di Siviglia. Ma non mancano anche proposte più pop e ugualmente raffinate. Il jazzista Stefano Bollani è di scena il 4 settembre in Valrendena, mentre Malika Ayan si esibisce il 15 settembre a Villa Velsberg, a un passo dalle Pale di San Martino. A settembre poi si cimenteranno in una 3 giorni di trekking anche i violoncellisti Brunello, Gudarolis, Berril e Vestidello. Percorreranno 4 ore di cammino al giorno, in un itinerario comunque privo di difficoltà tecniche, e giunti alla meta si esibiranno con l'illustre collega brasiliano Morello Baum. Un vero festival nel festival è poi la Campiglio Special Week dal 1 al 7 settembre, che ha per tema il Brasile, il suo mondo e la sua musica. Contaminazione alle porte negli appuntamenti in programma, ma anche scoperte di altri versanti della grande tradizione brasiliana più nascosti, così come lo è il paese lontano dalle grandi metropoli che richiamano i turisti globali. Il 2 settembre il clarinettista Gabriele Mirabassi con Cristina Renzetti e Roberto Taufik svela infine il volto agreste della musica del grande paese sudamericano, lontano da coste e spiagge.